Amici, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Safe Drive. Abbiamo raccolto per voi, come sempre, del resto tantissime novità di prodotto, ma anche legate all'attualità. E chi ci segue tra di voi naturalmente sa che da quest'anno la nuova stagione di Safe Drive è più lunga, dura 60 minuti, quindi 60 minuti in nostra e vostra compagnia. In questa prima parte di Safe Drive affronteremo il discorso legato al marchio Fiat, però prima soltanto una piccola pausa con gli amici di Diavolina, 30 secondi, non di più, e poi di nuovo in studio. Rieccoci di nuovo in studio, come detto parliamo di Fiat, lo facciamo con grande piacere, beh, un marchio ovviamente nazionale, quindi il piacere raddoppia, e lo facciamo con Eligio Catarinella, country manager di Fiat. Grazie di essere venuto nei nostri studi, è la prima volta, vero, che vieni a trovarci. Grazie a voi e buonasera a tutti. E ci fa molto piacere, so che vieni direttamente da Torino, quindi assolutamente sì, ti ringrazio doppiamente. E poi Paolo Artemi, Style Corriere della Sera, vicepresidente di WIGA, quindi dell'Unione Italiana dei Giornalisti dell'Auto. Grazie Paolo di essere con noi in studio. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. Buonasera Elisa. Dunque, marchio importantissimo per noi, affrontiamo questo discorso con molto piacere in un periodo importante dell'automobile, grande rivoluzione dal punto di vista dell'automobile. Gli argomenti sono tantissimi, abbiamo stilato una scaletta, cerchiamo di rimanere in questi 20 minuti. Partiamo da quello che è, insomma, l'argomento principe un po' per tutti, cioè l'elettrificazione. Abbiamo in studio la 500e nella versione cabrio, quindi una novità, ma altre novità sono legate alla liberalizzazione della vettura con i modelli della 500X e della Tipo. In sostanza la gamma in questo momento è completamente elettrificata, se non sbaglio, però insomma non è soltanto una parola, in realtà anche quando si parla di ibridizzazione o comunque di rendere ibride queste vetture, l'ibrido, ci sono tante versioni. E allora ti chiedo, qual è la strategia vostra dal punto di vista tecnologico, quale tecnologia, quale tipo di ibrido avete scelto per il vostro marchio? Non sbagli affatto, col lancio della 500X e della Tipo ibrida tutta la gamma di Fiat è elettrificata. Venendo alla tua domanda, su 500X e Tipo abbiamo cercato di privilegiare la semplicità di utilizzo per il cliente. Le vetture sono dotate di un motore 1.5 benzina da 130 cavalli, accoppiato a un cambio automatico DSG doppia frizione a 7 rapporti, sul quale abbiamo montato un motore elettrico 48 volt da 15 kW che permette alla vettura, e questo è un unicum nel settore degli ibridi 48 volt, di viaggiare anche in modalità puramente elettrica laddove le richieste di energia sono limitate, come ad esempio nelle fasi di parcheggio piuttosto che in coda in autostrada. Questo permette di offrire una tecnologia ibrida a dei costi che sono assolutamente minori rispetto alle tecnologie plug-in hybrid piuttosto che full electric, e quindi anche molto più accessibili per il cliente. L'abbiamo lanciata da circa un mese, il mercato sembra ci stia dando ragione, ha raggiunto già quasi il 30% del mix di vendita di questi due modelli, e quindi pensiamo sia la scelta azzeccata. Ecco. Quindi mi sembra di aver capito che il filo conduttore è la semplicità, cioè proporre un prodotto semplice per i clienti. Perché è semplice? Dico perché in realtà l'ibrido che è sul mercato, ibrido è una parola sola, però in realtà la tecnologia permette diversi tipi di modelli ibridi, di tecnologie ibride, e questo volevo chiedere appunto a Paolo, poi naturalmente allargo la domanda anche ad Eligio. Il cliente oggi è preparato sotto questo punto di vista, oppure noi come giornalisti abbiamo ancora molto da fare? Voglio dire, questa differenza tra diverse tipologie di ibrido è stata colta o no secondo te? Ah, guarda, le differenze non sono state colte, o perlomeno il consumatore le coglie nel momento stesso in cui va ad acquistare un'automobile, e qui in questo percorso deve essere accompagnato da chi vende l'automobile. È il venditore che deve essere stato formato e deve saper raccontare con chiarezza quali sono le differenze tra un'automobile ibrida, che è un motore termico associato a un motore elettrico o a un dispositivo elettrico che farà pochissime centinaia di metri in elettrico puro, a una macchina invece plug-in che invece ha
più batteria, ha un motore elettrico più potente, potrà fare 50-70 km in elettrico, o ha un elettrico puro che invece ha delle autonomie che vanno da 300 a 500 km. Per esempio, proprio la 500 elettrica viene offerta con diversi tipi di autonomie in base al tipo di batteria che monta. Ma questa automobile, dal mio punto di vista, ha una grandissima dote. Quando è ferma nei piazzali che aspettano di mandare l'automobile a chi l'ha acquistata, grazie a un sistema tecnologico messo a punto da Fiat a Mirafiori, questa vettura esercita una opzione che si chiama Vehicle to Grid, cioè è una vettura che di giorno, quando i pannelli solari acquisiscono elettricità, la immagazzina nelle sue batterie e all'occorrenza è in grado di rimetterla in rete in modo da soddisfare quella che è la maggiore richiesta di elettricità in alcune ore del giorno, specialmente nella notte, quando i pannelli solari ovviamente non funzionano. Corretto, questo è un progetto nato in collaborazione con Terna, si chiama appunto Vehicle to Grid, come dicevi, e serve a limitare quelli che sono i picchi di corrente necessari ad esempio all'utilizzo dei climatizzatori nelle case, eccetera. Quindi l'auto è di per sé un bene che sta fermo molte ore durante il giorno, sia negli stabilimenti sia nelle nostre case, e allora ci siamo chiesti perché non fornire energia quando l'auto non è in utilizzo piuttosto che utilizzarla solamente. E questo è un primo esperimento che è sicuramente molto interessante per quelle che saranno le tecnologie negli anni a venire. Beh, davvero, naturalmente la tecnologia apre degli scenari incredibili. Beh, noi notoriamente come italiani, ma non solo, perché la 500 è un'icona a livello mondiale, i giapponesi sono appassionatissimi di 500, non lo so perché io ho una 500 di quell'epoca e dovessi venderla in Giappone prendo tre volte quello che prenderei a vendere in Italia, però è un po' lontano, è un po' difficile, vabbè, ad ogni modo. È gialla come quella di Lupin, anche di più. Sì. Quindi questa grande icona, abbiamo tutti gli occhi puntati e siamo davvero curiosi, adesso abbiamo la 500 completamente elettrica, c'è, ma quale sarà il prossimo modello completamente elettrico nella gamma 500, lo possiamo sapere? Della gamma Fiat posso rispondere. Sì, certo. Lei è il primo esempio. A breve quest'anno arriverà nelle concessionarie italiane il nuovo monovolume di gamma Fiat. Rilanceremo il nome Ulisse, che è stato un nome di successo negli anni passati. Parliamo di un monovolume 9 posti che offrirà un'esperienza di comfort a bordo ai suoi passeggeri decisamente notevole, quindi parliamo di un veicolo per l'hotellerie, per i trasferimenti da aeroporto a centro città. Sarà una lounge sostanzialmente su 4 ruote in versione totalmente elettrica e arriverà nei prossimi mesi. Lato veicoli commerciali, arriverà nelle concessionarie anche il nuovo Scudo, che ci permette di rientrare nel segmento dei mid van, quelli di media dimensione, su cui eravamo usciti dopo l'uscita del Talento. E poi nella seconda parte dell'anno ci saranno delle sorprese sempre in versione elettrificata, sia per quanto riguarda le vetture, sia per i veicoli commerciali, dopo l'estate. Quindi non ci fermiamo mai. No, infatti, mi sembra che fino a qualche anno fa, diciamo la verità, Fiat è un marchio rimasto leggermente indietro nella rincorsa verso l'elettrificazione, avevate puntato molto sul metano, via dicendo, comunque su altri combustibili. Mi sembra che abbiate riempito il gap e come a questo punto, visto che anche tanta concorrenza si butta in tanti proclami da qui al 2030, cosa facciamo, cosa non faremo, avete già anche voi una strategia un po' più a lungo termine in questo senso? Ma sì, guarda, io credo che la scelta allora del dottor Marchione di arrivare sull'elettrico quando ci sarebbe stato il mercato, quindi la domanda lato cliente era assolutamente azzeccata. Lo vediamo oggi dove tutti ci inseriamo nel mondo dell'elettrico, ma ancora viviamo soprattutto nei paesi latini e l'Italia, ahimè, in primis tra questi, il mondo delle infrastrutture non è proprio il massimo, non siamo leader nel agevolare la vita dei nostri clienti sulla mobilità elettrica. È un percorso che dobbiamo fare tutti insieme. Noi abbiamo già dichiarato che anticiperemo i limiti della Comunità Europea, che dice che dal 2035 non si potranno più vendere auto endotermiche. Lo faremo con un anticipo di circa 7-8 anni. Quindi il piano è che dal 2027 venderemo solamente più veicoli elettrici. Da qua al 2027 un periodo di transizione in cui ogni anno lanciamo un veicolo nuovo sul mercato
con una versione totalmente elettrica. Quindi un veicolo all'anno fino al 2027 per poi switchare completamente con l'abbandono dei motori endotermici. Secondo te, Paolo, questi tempi è possibile dal punto di vista pratico che siano realizzati, oppure forse sono un po' troppo ottimista? Come ho avuto occasione già di sostenere in altri dibattiti, il mondo è grandissimo e ci sono delle situazioni che si determinano paese per paese. Ci sono paesi che molto probabilmente già dal 2027 avranno la possibilità di gestire grandi flotte elettriche. Ci sono paesi invece che sono i paesi ricchi, perché comprare un'automobile elettrica, lo sappiamo tutti, ha un costo più elevato che non comprare un'automobile termica tradizionale. Poi saranno dei paesi un pochettino meno ricchi che non potranno permettersi un'automobile elettrica, non avranno le infrastrutture per poter girare con le automobili elettriche. Allora ci sarà un mondo a due velocità. Allora, non è detto che ciò che vale per l'Italia, per l'Europa, per gli Stati Uniti, possa valere per alcune zone dell'Africa, per l'India, che è un continente dove c'è tantissima povertà e dove le automobili piano piano stanno entrando nel mercato. Quindi dire che dal 2035 o dal 2027 non ci sarà più la possibilità di vendere delle automobili termiche è giusto da noi, paesi ricchi, è sbagliato nei paesi che invece hanno bisogno ancora di andare avanti. Certo, devo dire che sento poi delle dichiarazioni reboanti che mi fanno anche un po' male, non perché io ami particolarmente le automobili termiche, ma ci ho vissuto 50 anni con le automobili termiche e ho imparato anche a guidarle bene. E sono, non so, la dichiarazione della Elena Grandi, assessore del Comune di Milano all'Ambiente, che in un'intervista al Corriere della Sera ha detto: signori, state tranquilli, dal 2050 Milano, la grande Milano, non avrà più le macchine, neanche quelle elettriche, andremo tutti a piedi, andremo tutti neanche con i mezzi pubblici, con la bicicletta. Ecco, mi sembra che queste dichiarazioni siano un po' troppo osee, anche perché destabilizzano. Dice, ma il 2050 è lontanissimo. Sì, ma una cosa detta oggi di questa portata destabilizza. Destabilizza il mercato, destabilizza la gente che lavora per l'automobile, destabilizza le famiglie, destabilizza i consumatori. Questo non va bene, non è corretto. Bisogna ragionare, quando si parla di queste cose, bisogna spiegare che cosa vuol dire non avere le automobili. Avete toccato un argomento importante, che è quello legato alle infrastrutture, perché il mondo elettrico va bene il prodotto, abbiamo visto che siete molto avanti nello sviluppo del prodotto, però parallelamente deve svilupparsi anche l'infrastruttura. Chiedo com'è la situazione velocemente in Italia e poi se anche in questo campo volete giocare un ruolo da protagonisti, in sostanza come marchio spingere, magari dare una mano e far dire la vostra, anche se in teoria sarebbe anche extra settore, però se avete intenzioni appunto di farvi protagonisti anche in questo senso. Come leader di mercato in Italia non è tanto una volontà, è proprio una responsabilità che sentiamo. Fiat dà lavoro a oltre 50.000 famiglie in Italia, quindi è ovvio essere, hai un po' questa responsabilità sociale, se vuoi, di gestire questa transizione per tutta la filiera automotive. In Italia non siamo messi benissimo, ci sono circa 20.000 punti di ricarica. Per darvi un'idea, tra Roma e Palermo ci sono più o meno il numero di punti di ricarica corrispondenti al solo centro di Oslo in Norvegia, che non siamo ancora tanto avanti, però sta crescendo a doppia cifra ovviamente. Deve essere però tutto un concerto tra diversi player, non solo i costruttori che producono nuovi modelli, ma anche dalle istituzioni che devono permettere con gli incentivi investimenti a chi ha i produttori di energia, quindi a chi crea le infrastrutture. Mettendoci anche i fornitori che devono lavorare per abbassare sempre di più il costo delle batterie, che oggi sono molto più care rispetto alla costruzione di un mondo endotermico. Ed è un circolo che deve essere virtuoso, perché è inutile lanciare decine e decine di modelli sul mercato se poi non c'è l'infrastruttura che permetta ai clienti di poterle utilizzare, oppure che non possa, dei costi che non possono permettere ai clienti di poterle acquistare. Ecco. Noi come leader in Italia ovviamente dobbiamo continuare i nostri dialoghi, le nostre collaborazioni con le associazioni, con le istituzioni del governo italiano per far sì che questa transizione energetica
non sia solamente qualcosa con cui riempire i titoli di giornale e riempirci un po' la bocca a tutti, se vogliamo, ma sia qualcosa di concreto che poi cambi la vita ai guidatori italiani. Certo, allora quello che temevo all'inizio si sta verificando, il tempo vola, però una domanda la devo fare. Noi da tifosi un po' da italiani siamo un po' di tifosi del marchio Fiat e quindi ci chiediamo, all'interno di questa galassia che si è formata che è il gruppo Stellantis, qual è il ruolo che ovviamente condurrà, continuerà ad avere Fiat all'interno di, cioè, speriamo che non si snaturi in sostanza, ecco, è questo che vogliamo sapere, sentire e sentirci dire. E poi faccio subito l'altra domanda, così risparmio tempo, com'è andato il mercato che si è appena chiuso? Insomma, perché le difficoltà sono molte, legate anche a fattori estranei magari alla produzione. Allora, il ruolo di Fiat è assolutamente chiaro, non verrà snaturato, ed è quello di leader della mobilità urbana. Mobilità urbana che deve essere sostenibile, ma attenzione, sostenibile non solo da un punto di vista di emissioni e di consumi, ma anche sostenibile per la gente, per il portafoglio, quindi accessibile. Noi diciamo sempre, sarà verde, parleremo di verde quando sarà verde per tutti, no? Il ruolo vuole essere quello di democratizzare l'elettrico in Italia e quindi renderlo accessibile a tutti quanti e non solo ai ricchi, come dicevi tu giustamente prima. Quindi il DNA di questa mobilità urbana sarà presente in tutti i modelli che lanceremo nei prossimi anni. Per quanto riguarda il mercato, il 2021 non è stato assolutamente un anno facile, per molti versi molto più complicato del 2020, quando è scoppiata la pandemia, perché ci siamo ritrovati noi come Fiat, ma anche tutti i costruttori, a vivere grosse problematiche come un aumento sensibile delle materie prime, piuttosto che uno scarsissimo approvvigionamento di componentistica elettronica, che ovviamente ha avuto degli impatti anche sui livelli di produzione. Nonostante ciò siamo riusciti a mantenere la stessa quota dell'anno precedente, parliamo di oltre un 15% di quota in Italia, con un 14,4% a privati, che è una crescita rispetto all'anno precedente, ma questo mi rende orgoglioso, è la miglior quota privata degli ultimi 5 anni. Quindi il mercato italiano e i consumatori italiani hanno risposto bene al player nazionale. Siamo stati leader su tutti i segmenti, con la Pandela 500 nelle cittadine, con la Tipo nel segmento delle berline, con la 500L nei monovolumi compatti, secondi con la 500X nei SUV piccoli, ma secondi dietro al Jeep Renegade, che è sempre parte della famiglia, quindi ben venga. C'è una cosa, certo, che mi viene in mente, si legge da parecchie parti che questo qua sarà l'anno, oltre che della 500X Hybrid, oltre che della 500L Hybrid, anche di una macchina molto importante, che potrebbe essere considerata, dal mio punto di vista, l'erede dell'appunto. E i giornali, quelli autorizzati, quelli che ne sanno una più del cavolo, dicono ci sarà una B-SUV. Che cosa ci puoi dire, Eligio, sulla B-SUV? Allora, vi dico che quest'anno ci concentreremo su 500X e tipo ibrida, sull'Ulisse, sullo Scudo, sui modelli che vi ho detto prima, e quest'anno lo completeremo così. Dal prossimo ma vedremo. L'erede dell'appunto, l'appunto è veramente la spina dorsale stata per anni di Fiat. Allora, ti posso dire che siamo fuori dal segmento B da moltissimi anni, e sicuramente ritornarci il prima possibile è un qualcosa che tutti noi come italiani ci auguriamo. Per il momento non posso dirti nulla di più. Ci fa piacere dell'andamento del mercato, l'ampliamento della gamma sono anche i vantaggi di far parte di un grande gruppo, naturalmente. Devo chiudere questa chiacchierata piacevolissima, vorrei che non finisse qua, ma siamo costretti per questioni di tempo, quindi ringrazio ancora Eligio Catarinella, Country Manager Fiat in Italia, grazie. Grazie a voi. Naturalmente un grazie anche al nostro Paolo Artemi, grazie Paolo. Buonasera a tutti. Ora una piccola pausa, poi secondo blocco di Safe Drive con i servizi redazionali, mi raccomando non perdeteli, e poi ci rivediamo qua in studio tutti assieme. La prima generazione della BMW Serie 2 Active Tourer risale al 2014.
L'offensiva bavarese in quella circostanza ha cercato di colmare un proprio vuoto in quel segmento, dimostrando che era possibile unire in una monovolume compatta le tipiche doti di spazio e praticità al piacere di guida e alle raffinatezze di tecnologia e design tipiche del marchio. La serie 2 Active Tourer ora si rinnova dando spazio alla seconda generazione, in una fascia di mercato che al momento non ha poi tanti concorrenti, soprattutto nel segmento premium. Della precedente generazione è rimasto poco, sia in termini di linee che di dotazioni. Lunga 436 cm, larga 182 e alta 158, ha acquisito dinamismo grazie a un assetto ancora più ribassato, unito a una silhouette più slanciata. Così, allo stile da monovolume aggiunge quello di crossover. Sul muso spicca come assoluto protagonista il doppio rene di dimensioni generose, che ben cela al suo interno i sensori per il funzionamento dei sistemi di sicurezza. I fanali sono di serie a tecnologia LED, ma a catalogo sono disponibili anche quelli intelligenti Matrix LED. BMW non lesina in fatto di personalizzazioni. L'abitacolo, oltre ad essere stato ridisegnato dalla A alla Z, risente positivamente delle influenze provenienti dalla sorella maggiore iX. Safe Drive, al primo contatto su strada, non ha potuto fare a meno di notare assemblaggi precisi, materiali di pregio e superfici belle da toccare. L'impostazione e la disposizione dei vari comandi segue le orme della grande SAV elettrica con i due schermi senza soluzione di continuità per quadro e infotainment, che integrano per la prima volta sulla serie 2 Active Tourer l'iDrive e la navigazione con la realtà aumentata. Disponibile fin da ora negli showroom dell'Elica, l'offerta dei motori spazia trasversalmente tra benzina, diesel ed ibrido. Si parte con il benzina di ingresso da 136 cavalli per salire con le tre varianti benzina elettrificate da 150, 156 e 204 cavalli, senza dimenticare la variante a gasolio da 150 cavalli, la 218D. Di serie su tutte le versioni il cambio automatico Steptronic a 7 marce e a doppia frizione. I prezzi partono dai 34.600 euro della trazione anteriore per arrivare fino a 45.860 della variante a benzina a 4 ruote motrici 223i con allestimento M-Sport. Un esame di maturità passato a pieni voti quello della Skoda Kodiaq. A 5 anni dal lancio, la SUV, ammiraglia della casa boema, può vantare circa 600.000 esemplari venduti. Ora arriva un interessante restyling di metà carriera, che porta più di qualche cambiamento a livello di estetica, di sicurezza e di connettività. Nella parte anteriore i proiettori ora hanno un disegno più filante, dinamico, che dona maggiore personalità al frontale. Sono full LED di serie, ma a richiesta anche Matrix LED. All'interno, Kodiaq 2022 rimane abbastanza simile rispetto alla precedente, forte di una struttura raffinata e di qualità. L'abitabilità, carta vincente fin dall'inizio, è impreziosita da nuovi dettagli disseminati qua e là, mentre il fiore all'occhiello rimane la possibilità di offrire fino a 7 posti. La selleria ha ora una impostazione più ergonomica ed è realizzata con materiali riciclati e non di origine animale. Le poltroncine offrono la funzione di massaggio e la ventilazione. Il sistema di infotainment prevede tre livelli di grandezza per lo schermo centrale e integra al suo interno una migliorata connettività con i dispositivi mobili sia Apple che Android. Al capitolo motori troviamo delle rassicuranti conferme. Due i turbo diesel, 2000 TDI da 150 e 200 cavalli, quest'ultimo abbinabile alla trazione integrale, e tre benzina. Il 1500 TSI da 150 cavalli e i 2 litri TSI da 190 e 245 cavalli, entrambi 4x4. Mancano al momento versioni elettrificate. Il facelift 2022 della Skoda Kodiaq entrerà negli showroom dalla prossima estate, con listini che partono dai 30.950 euro della versione d'attacco 1500 a benzina per salire fino ai 52.300 della 2000 TDI 4x4 con il lussuoso allestimento Lorane Clément. Prova su strada di questa settimana per Safe Drive la Hyundai Veyon, un'auto molto interessante, direi. Come catalogarla? Beh, un SUV
anche se è abbastanza bassa, un SUV compatto, almeno questa è un po' la definizione che andiamo a condividere con quella data dal marchio Hyundai. Le dimensioni, eh sì, sono abbastanza ridotte. Pensate che all'interno della gamma è la più piccola Hyundai, naturalmente per quanto riguarda appunto la gamma SUV. 4 cm in meno della Kona. In effetti qui siamo a poco al di sopra dei 4 metri, 4 metri e 180. Cosa voglio farvi notare? Beh, intanto, ancora una volta, abbiamo su due livelli gruppi ottici, quindi abbiamo questi affilatissimi, luci di posizione molto molto alte, con una posizione comunque interessante. Anche per quella che deve essere poi la luminosità che dobbiamo avere sulla strada e quanto dobbiamo riuscire a farci vedere tramite queste luci, e poi questa classica caratterizzazione dei gruppi ottici più bassi a freccia, la griglia frontale importante, molto molto grande, che dà un grande carattere a questa vettura. Però adesso ci spostiamo al posteriore, perché anche lì di design secondo me hanno fatto un lavoro abbastanza interessante. La tendenza a chiudere molto questa linea posteriore appunto del montante con un effetto coupé è stato limitato nella Hyundai Veloce. Sempre perché? Perché si è cercato di privilegiare naturalmente e ottimizzare lo spazio soprattutto per i passeggeri e bagagliaio rispetto alle dimensioni compatte, che lo ricordo sono appena al di sopra dei 4 metri. L'abitacolo di questa Hyundai Veloce, beh, intanto dobbiamo dire che i sedili sono molto contenitivi. Abbiamo notato che sono di buona fattura anche a livello di materiale, un elemento non trascurabile, naturalmente considerando anche la possibile durata e la necessaria, diciamo, durata nel tempo. Però sono contenitivi, quindi ci sentiamo seduti molto molto comodi e subito a nostro agio. Per quanto riguarda l'aspetto digitale, abbiamo il cruscotto davanti a noi e poi un altro display centrale, sono entrambi da 10 pollici e 25. Nel display centrale abbiamo diverse informazioni che riguardano il computer di bordo e poi la parte infotainment, nella quale consideriamo naturalmente la sezione media, così come è definita poi dal nostro menu, e il navigatore. I comandi sono molto semplici, molto intuitivi, così ci ha abituato Hyundai, dobbiamo dire, da diversi anni a questa parte. Questo ci consente di non dover studiare troppo e di poter selezionare le voci che ci servono sul nostro menu senza troppa difficoltà. Elementi importanti che possiamo ancora andare ad indicarvi sono la ricarica wireless per il telefono, che si trova qui sotto davanti alla leva del cambio, che serve sempre, e le prese USB, ne abbiamo due qui davanti con una presa centrale 12 volt, insomma, quindi tutti quegli elementi che oramai nelle nostre auto non possono mancare, direi, sono disponibili nell'abitacolo di Hyundai Veloce. Allora, vi abbiamo parlato tanto dello spazio, e questo magari del sedile posteriore è un elemento che viene preso in considerazione a volte sì, a volte no, beh insomma, noi è giusto che lo prendiamo in considerazione, e quindi ci siamo messi qua seduti e vediamo un po' com'è. Allora, intanto vi do il mio riferimento, non sono esattamente mingherlino, sono alto circa 1,85 m e devo dire che ci sto bene, sto seduto proprio bene. Bene, siamo alla guida di questa Hyundai Veloce versione ibrida. Attenzione, mild hybrid, quindi lo ricordiamo perché è sempre un tema molto dibattuto quello di capire poi l'elettrificazione come viene classificata. Cosa vuol dire sostanzialmente? Che intanto questa versione non può andare meramente in funzione elettrica, andrà sempre grazie al motore endotermico. Non si può ricaricare alla spina, però comunque sia questo motore elettrico, questo supporto che è gestito da una batteria da 0,44 kW, consente appunto al motore termico di avere un vantaggio quando? Soprattutto in fase di coppia nell'accelerazione, che non è un vantaggio naturalmente da poco. Il motore è piccolo, compatto, un turbo compressore di 998 centimetri cubi che esprime 100 cavalli, direi un buon rapporto peso-potenza per questa versione, che in effetti, diciamo, se nello spunto iniziale magari non ha una brillantezza particolare, ma comunque sia un buon livello di ripresa, diciamo che lo 0-100 è coperto poco sopra i 10 secondi, però si rivela comunque un motore sempre molto molto fluido e direi abbastanza adatto a questa tipologia di vettura.
La batteria che aiuta il motore elettrico è ai polimeri di litio. Il cambio? Beh, il cambio è molto interessante perché è un cambio, in questo caso, manuale a 6 marce. È vero, ci siamo abituati oramai ad avere spesso l'abbinamento, elettrificazione, cambio automatico, ma è un cambio molto efficiente anche grazie a un sistema sviluppato da Hyundai che si chiama Rev Watching, che sostanzialmente ottimizza i cambi di marcia mettendo ancora in più stretta correlazione il cambio marcia con il motore, un dialogo sostanzialmente che avviene a livello elettronico e che consente appunto di guidare questa Hyundai Bayon direi sempre con grandissima tranquillità, un motore molto molto elastico nonostante le dimensioni ridotte e sempre molto sfruttabile. È disponibile, per quanto riguarda la trasmissione e il cambio, quindi anche una versione elettronica che è a doppia frizione e 7 marce, 175 newton per metro, quindi assolutamente un valore piuttosto elevato, e soprattutto il range di utilizzo è ampio perché va dai 1500 ai 4000 giri. Cosa fa oggi la differenza in un'auto? È una bella domanda, non è neanche facile trovare una risposta perché i valori medi proposti nei modelli delle varie case automobili sono molto simili tra loro. In questo caso Hyundai gioca per questa versione della Bayon un'arma direi piuttosto interessante, ovvero rendere quest'auto molto fruibile, molto semplice e soprattutto dotarla di tutta la tecnologia che Hyundai dispone in questo momento in casa propria. Come sempre abbiamo lasciato spazio all'ultimo per quanto riguarda il listino, il prezzo. Intanto dobbiamo dire che la gamma della Hyundai Bayon in generale con i due allestimenti X-Line e X-Class è compresa tra i 19.400 e i 25.500 euro, questo diciamo è l'intero spazio occupato dal listino della gamma. In particolare questa versione con questo motore 1000 turbo e sistema appunto ibrido 48V è collocata in un prezzo a 24.050 euro. Mentre all'orizzonte si intravedono ancora lontanissime le futuribili automobili a guida autonoma, il 6 luglio del 2022 sarà una data da segnare sui libri di storia. A partire da quel giorno, ogni veicolo nuovo dovrà montare, per essere omologato, una serie di aiuti alla guida. Una data importante tanto quanto l'11 aprile del 1988, quando diventarono obbligatorie le cinture di sicurezza, o il 1 luglio del 2004, per citare un altro momento vitale, quando l'ABS, il dispositivo antibloccaggio delle ruote in frenata, divenne di serie su tutte le nuove auto. Alcuni degli aiuti alla guida previsti dalla normativa si trovano già sulle auto. Per esempio, la frenata automatica che rileva ostacoli, ciclisti, animali, di giorno e di notte, avvisa il conducente con segnali visivi e sonori e se chi guida non frena, interviene autonomamente. Poi c'è il mantenimento della corsia che facilita il cambio da una all'altra a patto che vengano usate le frecce. Ancora il controllo dell'area posteriore mentre si fa retromarcia, ma anche il dispositivo che legge i limiti di velocità, li monitora con il GPS e li ricorda al guidatore. Tra le novità che verranno implementate probabilmente dal 2024 spiccano l'alcol lock, che non consente di avviare il motore se chi guida ha un tasso d'alcol nel sangue fuori legge, e il panic stop, un sensore che in caso di frenata d'emergenza, oltre agli stop, fa partire le luci intermittenti. Non fa parte dei sistemi di sicurezza attivi, ma diventerà uno strumento strategico, la black box, la scatola nera obbligatoria che già alcuni automobilisti montano. Serve a raccogliere informazioni tipo accelerazione, frenata, traiettoria, per esaminare e stabilire le responsabilità in caso di incidente. Naturalmente le automobili così apparecchiate costeranno di più. Secondo Safe Drive, comunque, sono soldi spesi bene, non solo perché la vita non ha prezzo, ma anche perché aver pagato in Italia un tributo di 3.130 vittime stradali nel 2020 è un dato che fa accapponare la pelle. Breve o lunga che sia, la strada è tracciata. Il mondo dell'automobile va verso l'elettrificazione.
Si parla addirittura di linea di confine per il motore a scoppio, un decennio o giù di lì. Ma che fine farà la passione per i motori? Quella legata indissolubilmente alle competizioni, al rombo assordante, all'odore penetrante degli oli e benzina. Il mondo del motorsport non è in agonia. Vi è una passione pronta a riesplodere, una passione per la velocità connaturata all'uomo ed ancorata a storie e fasti intramontabili. Proprio mettendo in mostra e riaccendendo le emozioni del passato, Miki Biasion vuole dare libero sfogo ed alimentare la passione nei giovani, che è molta. È questa la missione del Rally Meeting di Vicenza, una realtà voluta dal due volte campione del mondo, che ha saputo farsi largo anche tra le difficoltà della pandemia. Queste le parole che Biasion ha voluto rilasciare ai microfoni di Safe Drive. Ma questo evento l'ho creato proprio per rilanciare il mondo dei rally in Italia. Non è che il mondo dei rally sia andato in secondo piano, però non essendoci ultimamente stati dei grandi campioni e non essendoci un costruttore italiano che partecipa al campionato del mondo, vuole essere un evento di rinascita, di stimolo per chi non conosce i rally, per chi deve capire che i rally sono ancora una delle manifestazioni automobilistiche più importanti al mondo. In prima linea ad alimentare la passione per il motorsport c'è e ci sarà sempre Suzuki Italia, che ha sfruttato la meravigliosa cornice del Rally Meeting per premiare i vincitori della scorsa stagione e presentare quella nuova. Suzuki Rally Cup e Challenge sono pronte a partire con importanti novità, ma sempre con la missione che le contraddistingue: offrire soprattutto ai giovani la possibilità di mettersi in mostra e divertirsi. A Suzuki piace realizzare programmi che abbiano una durata nel tempo, perché solo in questo modo riusciamo ad avere un impatto positivo sulle iniziative che prendiamo. Beh, la Suzuki Rally Cup è una di queste iniziative. Siamo arrivati alla 15ª edizione, è 15 anni quindi che diamo la possibilità di divertirsi a giovani e anche meno giovani di carta d'identità, ma sempre molto giovani dentro, per potersi sfidare ad armi pari in un contesto eccellente come quello del campionato italiano rally, con un montepremi rilevante che quest'anno tocca i 125.000 euro. La strategia di ibridizzare o elettrificare tutta la gamma è una strategia che ha dato risultati sia sul mercato sia anche nello sport. La Suzuki Swift è stata la prima vettura ibrida a correre un rally in Europa. Il Challenge, se possibile, è ancora più radicato nella storia del rallismo, in questo caso i rally in fuoristrada. Sono 23 le edizioni, ben più di 20, quindi 23 edizioni che hanno reso maggiorenne e adesso addirittura direi adulto il trofeo Suzuki che prende il nome di Challenge. In quel caso abbiamo voluto rinfrescare la gamma di vetture che partecipano al Challenge inserendo anche la Jimny. Jimny è un'icona per il nostro marchio, ma è anche una vera auto insostituibile per il fuoristrada. Quale sarà il futuro del motorsport? Per il momento Suzuki si concentra sulle nuove motorizzazioni ibride. Preferisce pensare al presente, con la convinzione che ancora una volta questo meraviglioso mondo troverà la strada giusta. Ben rientrati in studio, cari amici di Safe Drive. Non vi avevo anticipato l'argomento di questa terza parte. Suppongo siate curiosi, insomma ve lo svelo subito. Parliamo del marchio Peugeot, di 308, magari anche in particolare, SV, la potete vedere nel nostro studio, e lo facciamo con Giulio Marc d'Arbeton, responsabile della comunicazione del marchio Peugeot in Italia. Grazie Giulio di essere nei nostri studi. Ciao Michele, grazie dell'invito, è sempre un piacere tornare qui da voi. E con il collega Andrea Minerva. Ciao. Grazie, Michele. Andrea, di aver lasciato la redazione per venire a darmi una mano. Sì, sono scappato in realtà dalla redazione per venire qua. No, grazie mille, un saluto a tutti gli amici a casa naturalmente. Io spero che dopo questa esperienza nella nostra mossa, Giulio poi voglia ritornare poi nei nostri studi e cerchiamo di trattarlo bene. Oppure mai più. Oppure mai più. Va bene, cerchiamo di essere seri. Il marchio Peugeot. Ormai fate parte di questa grande galassia, il gruppo Stellantis,
Insomma, una domanda che viene abbastanza spontanea. Avete sempre, naturalmente, fatto vanto anche giustamente delle vostre, dei vostri risultati e comunque del vostro impegno nel motorsport, quello di essere comunque, di identificarvi con un marchio sportivo, ma ce n'è un altro in Stellantis che vorrebbe fare altrettanto, no? Faccio riferimento ad Alfa Romeo. Beh, insomma, la domanda è questa. Come vi identificherete d'ora in poi all'interno del marchio? Quale sarà appunto l'identità Peugeot? Beh, Stellantis ha tanti marchi al suo interno, ognuno con il suo specifico posizionamento. Questo è un elemento molto importante. Era già chiaro la differenza di posizionamento dei marchi del precedente universo PSA. Lo è ancora oggi con Peugeot, nei confronti anche di Alfa Romeo, che è sicuramente un brand con un grandissimo heritage sportivo. Peugeot, dal canto suo, ha un posizionamento leggermente diverso perché vuole essere alto di gamma, ma soprattutto innovativo. Da sempre, nella sua lunghissima storia, ricordo, Peugeot è il marchio automobilistico con la più lunga storia industriale al mondo, è nata nel 1810, chiaramente non facendo automobili, ma nel corso dei secoli ha sempre innovato, ha sempre offerto qualcosa di inedito nel mercato, nei vari segmenti in cui andava a inserire prodotti di diversa tipologia. 308 ne è un esempio concreto al giorno d'oggi. Ricordiamo comunque che Peugeot, niente, va alla 24 ore di Le Mans comunque, quindi a livello di motorsport c'è, direi Giulio, la tradizione sicuramente, ma c'è anche un presente importantissimo, la 9X8, si va a Le Mans, si va con un progetto bellissimo in un campionato mondiale endurance che si preannuncia a dir poco spettacolare, con tanti marchi che sono arrivati, con tanti marchi che arriveranno, e io credo, Giulio, anche che sia una vetrina perfetta per voi, perché dal punto di vista tecnico è lo stato dell'arte dell'ibrido sostanzialmente. Qui avremo grandissime potenze, quindi la sfida della velocità, la sfida della durata, la sfida ovviamente dell'equilibrio, della vettura, dell'affidabilità, insomma, con grandi nomi, grandi piloti, ricordiamo Vergne per esempio, di Restam, insomma un team veramente molto molto competitivo, quindi sì. Direi che in questo c'è, mi sembra, un intento chiaro da parte vostra di mantenervi nel solco di questa tradizione. Sì, abbiamo una lunghissima tradizione nel mondo delle competizioni. Quest'anno abbiamo l'intenzione di tornare nel Mondiale Endurance. Abbiamo vinto in passato qualche anno fa e quest'anno ridebuttiamo con un prodotto inedito, con una hypercar completamente rivoluzionaria dal design, perché per la prima volta, ad esempio, il progetto è figlio della collaborazione di due reparti distinti. Uno è Peugeot Sport, è nato nell'81, è l'atelier che si occupa dello sviluppo delle vetture da competizione per Peugeot, e il centro stile della Casa del Leone. Quindi hanno lavorato congiuntamente per realizzare un'auto efficiente, ideale per quelle che sono le competizioni, le caratteristiche che deve avere un'auto che corre nel Mondiale Endurance, ma poi che è anche bella, innovativa, rivoluzionaria. Basti pensare che non ha lo spoiler posteriore, che è un elemento che, se un bambino dovesse disegnare una macchina da corsa, per forza di cose va a inserire. Noi abbiamo voluto rivoluzionare l'approccio con un prodotto totalmente nuovo che, come hai detto correttamente, porterà il powertrain ibrido per sviluppare le tecnologie che poi declineremo nel corso del tempo anche sulla produzione di serie, per andare avanti su quello che è il solco della nostra tradizione. Le nostre gare nel motorsport hanno sempre avuto la doppia valenza, quello di sviluppare le tecnologie per poi declinarle sulla produzione di serie, ma anche per raccontare che le vetture magari che si possono comprare in concessionarie possono essere anche vincenti sui campi di gara. Chiaramente la 9X8 è un prototipo, quindi non c'è questa diretta correlazione, ma è comunque un modo di comunicare il DNA del marchio al pubblico. Quindi un elemento molto importante, quindi un debutto tanto atteso in questo 2022. Molto importante e molto interessante. Però, insomma, parlare di motorsport con voi due è bastato dare l'abbrivio e poi adesso cambiamo proprio completamente la scaletta. E proprio adesso voglio tornare a concentrarmi sul prodotto. Bello, bellissimo, mi ha molto interessato. Faremo una puntata apposta sul motorsport. 308, ci hai portato la versione l'ultimissima, la versione SV, quindi station wagon, la si riconosce solo dal posteriore. Difatti abbiamo cercato anche di sistemarla in questo studio in modo da esaltare il posteriore, però comunque lo potremo ovviamente gustare attraverso le immagini che manda in onda la regia. 308 per voi, un modello importantissimo all'interno della gamma, un ruolo importante. Com'è cambiata 308 rispetto al passato? Cioè, come ha voluto evolversi?
Beh, la macchina è totalmente inedita, della passata generazione rimane sostanzialmente il nome, cambia il design, è davvero rivoluzionario, è un prodotto che dice qualcosa di nuovo all'interno di un segmento molto importante a livello europeo, il segmento C è quello più acquistato. Lo fa in una categoria, quello delle berline a 5 porte e la station wagon, come nel caso della vettura qui in studio oggi, in un segmento ancora molto apprezzato dai clienti che magari non vogliono necessariamente guidare un SUV, ma che vogliono ancora gustarsi la guida al volante di un'auto, e su 308 sicuramente troveranno ottimi argomenti per poterla apprezzare. Dicevo, è una vettura che è totalmente inedita a partire dal design, che per la prima volta, come si può vedere, adotta la nuova firma della Casa del Leone, il nuovo scudo, ma è tutto il nuovo stile, la nuova personalità molto audace che caratterizza questo progetto. È una vettura che in mezzo al traffico si fa notare, chi ha avuto l'occasione di vedere magari la versione berlina in questi giorni sicuramente si è girato a osservarla, ed è ha una personalità molto forte, è una delle tante caratteristiche che questa vettura può vantare all'interno del mercato oggigiorno. Allora, io ho appena avuto modo di testare, fare un test per i nostri servizi di Safe Drive sulla 308 appunto, e devo dire che ho speso dei superlativi assoluti che solitamente non bisognerebbe fare dal punto di vista professionale, ma è valsa proprio la pena, me li ha strappati questa vettura. È impressionante l'esterno come l'interno, perché l'interno veramente si respira l'aria di una categoria, di una classe superiore, e questo introduce la domanda che voglio farti, ovvero... se non sbaglio è aumentata anche nelle dimensioni, ma il ruolo, cambiando dimensioni, il ruolo che vuole avere all'interno della vostra gamma è sempre lo stesso o vuole fare la grande? Ma è un prodotto che, seppur cresciuto leggermente nelle dimensioni, qui ad esempio nel caso della station wagon siamo di fronte a 4,64 m rispetto ai 4,58 m della passata generazione, è una vettura che è ancora nel segmento C, e non vuole rubare spazio alla Miraglia 508, che è ancora uno standing superiore, ma alza l'asticella di ciò che è lecito aspettarsi in una vettura di segmento C, come esperienza di guida, lo dico a 360 gradi, in fatto di design, l'hai detto anche tu stesso, l'abitacolo è un qualcosa di spettacolare, grazie anche alla presenza del rinnovato Peugeot iCockpit, ma è la qualità della vita che si può vivere a bordo dell'auto, come guidatori ma anche come passeggeri. La qualità dei materiali, l'insonorizzazione, l'assorbimento delle sospensioni, potremmo parlarne per giorni. La differenza, o meglio, il vero apprezzamento che si può avere di quest'auto è provandola. Ed è una vettura che segna un passo, un salto quantico anche rispetto alla precedente generazione, perché è in grado di offrire agli occupanti davvero una qualità a 360 gradi nettamente superiore. Andrea, tu hai avuto modo di provare una 308? Sì, la 308, sì, anche io ho avuto modo di provarla. Devo dire che mi ha convinto tantissimo, perché... dà una sensazione proprio di piacevolezza, di gradevolezza per la qualità dei materiali, per come è assemblata, la tenuta di strada, le prestazioni. È un ottimo mix e quindi sono d'accordo con voi. Volevo chiedere però una cosa, Giulio. La wagon, visto, no? Che l'abbiamo qui. Diciamo che è una categoria di auto, ovviamente, che ha avuto un passato glorioso, naturalmente. Poi, vuoi per l'ingresso dei SUV? Molto probabilmente sì. È stato accantonato, addirittura non venivano quasi più proposte, c'erano rare versioni. Oggi c'è un pochino questo tentativo di ritorno. Quindi, effettivamente, vi aspettate molto in termini di mercato, in che spazio, e poi dove va alla fine? Perché cosa combatte contro i crossover? Dove si va a collocare? Perché oggi il mix è molto più complesso rispetto ad una volta, dove invece berlina, wagon e più o meno, tranne i casi eccezionali, finiva un po' lì. Oggi invece... è un po' tutto più fluido in questo senso. In passato noi non abbiamo mai abbandonato il segmento delle hatchback o il 5 porte di segmento C o la station wagon. Basti pensare che la quarta Peugeot più venduta in Italia era la 308 di passata generazione. Dopo 208, 3008, 2008 c'era appunto 308. È un segmento molto eterogeneo, perché abbraccia il mondo delle coppie senza figli, clienti giovani, ma anche... magari le famiglie con prole, nel caso della station wagon, versione che può essere scelta anche da chi ne fa un uso lavorativo, prettamente lavorativo. Quindi è molto trasversale come prodotto. Hanno due dimensioni diverse, la versione 5 porte è lunga 4,37 m, qui siamo a 4,64 m anche come presenza e come abitazione,
capacità del vano di carico è diversa, quindi ha dei risvolti leggermente diversi, ma è una vettura che, ripeto, può attrarre diverse tipologie di clienti, molto eterogenee anche fra di loro. Come dicevo prima, clienti che magari non necessariamente vogliono acquistare un SUV, vogliono una guida un po' più a contatto con la strada, un po' più diretta, appagandosi, cioè, avendo beneficio di un piacere di guida che è sicuramente più fisico rispetto a un SUV che ha una postura più rialzata, anche un baricentro gioco forza più alto, e con le peculiarità offerte dalla tecnologia che mettiamo a disposizione su 308. Beh, devo dare atto di quello che dici, perché avete sempre mantenuto in vita, no? Permettete di dire questa espressione, le station wagon, anche quando avevano conosciuto una flessione, questo tipo di carrozzeria, ci avete sempre creduto, e infatti vi stanno dando ragioni, perché stiamo assistendo un ritorno, nonostante comunque la presenza dei crossover, di SUV, come faceva dicendo appunto Andrea. E a proposito di lungimiranza, un'altra strategia che voi continuate ad adottare anche con nuova 308, ma poi allargata al resto della gamma naturalmente, è quello che avete voi chiamato Power of Choice, ovvero la possibilità di scegliere su tante motorizzazioni. Quindi mantenete in vita anche le motorizzazioni endotermiche, quindi tradizionali motori benzina e diesel, che è in gamma appunto anche con 308. Ecco, questa strategia però non direi va a cozzare, ma come si concilia con le vostre, appunto, annunci di diciamo così, magari di abbandono del tradizionale motorizzazione, comunque di andare incontro all'elettrificazione? Ecco, qual è esattamente questa vostra strategia? La nostra strategia è molto chiara: vogliamo offrire oggi ai clienti diverse alternative in termini di alimentazione. Il Power of Choice è questo: scegli la vettura che più ti piace, più sia adatta alle tue caratteristiche di utilizzo quotidiano, in funzione dell'abitabilità, delle tecnologie, e sentiti libero di sceglierla con qualunque alimentazione ti possa andare bene in funzione dei tuoi spostamenti. Benzina, diesel, plug-in hybrid, è una novità della nuova 308, declinata in due diverse versioni, e poi nel 2023, all'inizio dell'anno, arriverà anche la versione 100% elettrica. Quindi 308 è il prodotto Peugeot che declina al meglio, al massimo, il concetto di Power of Choice. Quindi un prodotto che è oltretutto finalista all'auto dell'anno 2022, e che offre oggi una libertà di scelta che molte altre concorrenti non possono garantire ai propri clienti. Che motorizzazione sceglieresti, Andrea, tra queste? Rispetto al tuo utilizzo, per venire qua al lavoro, insomma. No, beh, io ti direi benzina subito, ovviamente. Però io diesel, diciamo io sono pensato al diesel, a quello, però insomma, chiaramente anche il plug-in effettivamente, se utilizzato correttamente, quindi ricaricato correttamente, sappiamo che comporta dei vantaggi. Quindi cosa succederà? Questo Power of Choice va bene adesso, ma poi ci porterà, anche voi vi avvicinerete a vetture che avranno invece una connotazione elettrica al 100% in tutto e per tutto, quindi anche nella struttura, in sostanza, per farla breve. Ma il Power of Choice è un concetto che poi potrà essere declinato anche in futuro, quando avremo la motorizzazione puramente elettrica, perché ci sarà comunque la possibilità di scegliere diverse versioni, diversi posizionamenti anche dei vari prodotti. Quello che teniamo oggi è offrire un prodotto adatto per il momento storico che stiamo vivendo oggi. Una vettura come 308 che ti permette di scegliere la benzina, diesel o plug-in hybrid in funzione di quelle che sono le specifiche caratteristiche di ogni singolo cliente. Noi lo definiamo cliente elettrocompatibile, colui che si può avvicinare correttamente a una versione plug-in hybrid, a una versione 100% elettrica, in funzione di quello che è l'utilizzo che ne fa quotidianamente. Il plug-in è l'ideale per una persona che magari ha l'ufficio distante a 25-30 km e utilizza settimanalmente la vettura in modalità 100% elettrica, e la usa in full hybrid magari quando fa percorsi più lunghi, magari nel weekend, in cui l'autonomia deve essere per forza più superiore. Quindi in funzione di quelle che sono le caratteristiche di ogni cliente, noi siamo in grado di offrire la motorizzazione adatta, un po' per le specifiche esigenze, ma anche un po' per predisposizione di ogni singolo soggetto. Quindi tornando alla domanda iniziale, il Power of Choice secondo me ci sarà, perché comunque saremo in grado di offrire diverse alternative anche in un'ottica di versioni 100% elettrificate, perché chiaramente ogni vettura avrà il suo flavor, le proprie caratteristiche che permetteranno poi di distinguerla rispetto alle altre vetture della gamma stessa. Quindi il concetto di libertà lo vogliamo mantenere sotto questo punto di vista. Sposterei l'attenzione
su un argomento altrettanto affascinante, perché è naturale che il prodotto affascini tutti noi appassionati, però l'automobile, il mondo dell'automobile sta cambiando a 360 gradi, ovvero anche quello che sono le infrastrutture per il mondo dell'elettrico, ma anche il modo di vendere, il modo di concepire l'automobile, il possesso è diventato diverso rispetto alla proprietà e via dicendo, l'approccio verso l'usato anche, che vede protagoniste ultimamente anche direttamente le case automobilistiche, tra l'altro una bella fetta di mercato, siete entrati anche in questo settore. Come sta cambiando il mondo da questo punto di vista e soprattutto quali sono le strategie che Peugeot in particolare sta adottando? I clienti stanno cambiando le proprie abitudini di utilizzo, ma anche le proprie abitudini di avvicinamento al mondo dell'auto. Se in passato si andava in concessionaria, la regola era mediamente 7 volte prima di comprare l'automobile, oggi è una volta e mezza. Questo significa che le informazioni le acquisiscono online e molti di essi sono anche pronti per comprare direttamente l'auto online. Noi abbiamo messo a disposizione a partire da quest'anno il nostro selling online, la possibilità di acquistare online sul nostro sito diversi modelli della nostra gamma, potendo offrire una strada parallela, può essere anche convergente a quella tradizionale, perché un cliente può vederla in salone e poi può decidere di comprarla online o viceversa. E quindi è un'esperienza digital, come la definiamo noi, che permette a diverse tipologie di clienti di scegliere la strada ideale per le proprie abitudini di consumo o di utilizzo del bene. Siamo aperti appunto al cambiamento e vogliamo adattarci e precorrere anche un po' i tempi, sempre, e ci tengo a sottolinearlo, con la presenza e il supporto fondamentale della nostra rete di vendita e di assistenza, che fa parte degli elementi fondanti della nostra presenza nel paese. Quindi sotto questo punto di vista è un'evoluzione di quello che è il modo di concepire l'acquisto, anche se poi è un termine non corretto perché sta entrando prepotentemente anche il noleggio, anche nei privati, quindi diciamo l'utilizzo di una vettura in forma digitale rispetto a quanto magari si faceva in passato. Ringrazio Giulio Macdaberton, responsabile della comunicazione di Peugeot Italia, ringrazio anche Andrea, noi finito qua andiamo subito in redazione a lavorare, per voi a casa naturalmente per la prossima trasmissione, quindi io vi saluto e vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana con Safe Drive.